Ciao a tutti, benvenuti in questo tutorial. Mi hanno chiesto di far vedere come ho realizzato questo qua. Questo è un vestitino. Allora, io faccio una versione un po' più semplice. Ho preso uno scampolo di tessuto che è uguale a questo, quindi è un tessuto molto elasticizzato, un bielastico. Lo piego in due. Poi ho preso una canotta aderente che mi sta bene per le misure, quindi lo metto sopra al centro, esattamente al centro, e poi metto gli spilli sui fianchi, quindi sul lato. Messo i spilli per lungo sui fianchi fino al giro della ascella, faccio lo scollo, quindi taglio un po' nel mezzo . Ok, qua e decidete voi insomma quanto lo volete largo, quindi io inizio a fare uno scollo un po' più largo. Ecco, arrivo fino alle bretelle, giusto per avere una misura, così mi posso regolare. Poi il dietro conviene sempre non farlo molto scollato, quindi se voglio farlo più scollato sul davanti, allora faccio una V. Ecco, infatti lo sto risistemando, sto allargando un pochino. Ok, adesso diciamo che è un modello molto più semplice. Io al contrario ho fatto, cioè in più ho fatto, ho tagliato qua, l'ho fatto più a finire, vedi? Poi ho cucito questa parte, poi ho messo una fascia, quindi per farlo un po' più lungo. Poi qua per finire il colletto io ho messo una zip. Quindi voi potete anche mettere una zip o anche qualsiasi altra cosa, vedi? Lo fate a V e lo rifinite con una zip. Mentre questo qua, se appunto volete fare una cosa più semplice, ho pensato ecco di fare un nodino, quindi di girarlo bene, girarlo un pochino così, e poi mettere uno spillo per fissarlo. Quindi dovete poi cucirlo dietro, questo nodino, e poi vi viene questo riccio qua, ok? Oppure se non vi piace l'idea del nodo, possiamo tagliare un po' nel mezzo, ecco, e poi annodare. Questa potrebbe essere un'altra soluzione, vedi che viene guarecciato. Allora, questo è il risultato. Quindi è molto semplice da fare, come avete visto. E vi voglio chiedere di scrivermi sempre quello che volete vedere nel mio canale, e quindi potete scrivere nei commenti. E accetto anche le critiche, purché costruttive, se diventano offesa io sono costretta purtroppo a cancellarle. Poi per il resto vi ringrazio sempre di seguirmi con tanto affetto, vi mando un bacione, al prossimo tutorial, ciao!